In particolare proveremo a lavorare sui dati aperti come strumento di monitoraggio civico degli appalti pubblici nei progetti del PNRR. Come sapete, il piano ormai è attivo da marzo, siamo in pieno svolgimento dei gruppi di lavoro per l'attuazione e in particolare questo tema è racchiuso in quello che chiamiamo impegno 5.2, che riguarda proprio gli standard aperti per l'inclusività e la partecipazione della società civile nel monitoraggio della spesa pubblica. Il tema ovviamente è sui dati aperti, però è un recinto abbastanza specifico, che è un po' la natura di tutto il quinto piano, cioè la concentrazione molto sul tema del PNRR. E in questo impegno, che cosa vogliamo fare? C'è sicuramente questo specifico ambito dei dati collegato agli appalti, collegati in particolare al PNRR, quindi non tutti gli appalti, ma cercheremo di capire come all'interno di quello che già esiste sul tema dati aperti e appalti, questo collegamento col PNRR come evolve, evolverà e sta evolvendo. Partiamo dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, che sul tema appalti ovviamente è all'interno di questo ecosistema degli investimenti pubblici. E come lo facciamo? Lo facciamo nel modo GP, cioè nel modo in cui la caratteristica è di lavorare insieme tra gli attori pubblici e gli attori privati della società civile che si occupano di questi temi e abbiamo in questo processo di co-creazione del piano cercato di coinvolgere i principali soggetti coinvolti nel riuso dei dati, in particolare per il monitoraggio civico, sia finanziario, fisico, procedurale dei progetti pubblici. In questo impegno c'è una particolare attività specifica su tutto il tema dell'Open Contracting Data Standard, che è un po' la modalità promossa anche dall'OCSE di rendere un linguaggio comune a più paesi quando si parla di appalti pubblici. Poi vedremo come si sta svolgendo questa attività. Altra attività prevista sempre in questo impegno è una ricognizione e trovare delle proposte di integrazione dei dati degli appalti già presenti nelle varie banche dati con altre fonti di dati aperti in modo tale da arricchire la filiera del dato collegato agli appalti. Infine c'è un tema che è molto importante, in particolare per il futuro, che è il collegamento di tutti i dati aperti sugli appalti su tutto ciò che riguarda i temi dell'interoperabilità semantica e tecnica che saranno fondamentali perché, e lo vedremo con il Dipartimento della Transizione Digitale che ci aiuterà a svolgere questo compito. Ma con chi lo stiamo facendo questa attività? Lo stiamo facendo attraverso una serie di soggetti coinvolti. L'ANAC è il soggetto un po' responsabile di questo impegno che fa un po' da coordinamento, però abbiamo gli attori direttamente coinvolti come settore pubblico, abbiamo appunto il Dipartimento per la Transizione Digitale che supporta il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. Abbiamo il DIPE con tutto il tema di OpenCUP della Presidenza del Consiglio e abbiamo il Dipartimento per le Politiche di Coesione per la sua esperienza anche sul tema del modello di Open Coesione come elemento che fa un po' scuola su questa nuova tornata di fondi del PNRR e ovviamente abbiamo anche il lato delle organizzazioni civili che si stanno impegnando direttamente su questo impegno, iniziando da Ondata, Moniton, Cittadinanza Attiva, la Fondazione Etica, che
tutto il gruppo, il folto gruppo dell'Osservatorio Civico PNRR, Parent Watch Italia e Transparency Italia International. Questo impegno ovviamente è un impegno che è molto richiesto sui temi dell'Open Gov e deriva da una domanda fortissima che in questa veloce mappa riguarda appunto l'attenzione che diversi gruppi, in particolare dell'associazionismo civile, si sta organizzando per un po' capire qualcosa in più sul PNRR e i dati aperti. Quindi stanno formando delle raggruppamenti di domanda su questi dati, e quindi il nostro punto di riferimento come domanda è questo insieme di soggetti e oggi parleranno diversi soggetti di questi. Ma quello che ci interessa è avere sia la prospettiva appunto della domanda, e quindi quando uno si pone su questi temi normalmente ci sono diversi sguardi, e in particolare per gli investimenti pubblici, quando si tratta per esempio di un'opera pubblica, lo sguardo che si ha su quest'opera pubblica dipende un po' dal ciclo di vita di quest'opera pubblica, e c'è un'attenzione, per esempio, all'inizio sullo stanziamento dei fondi, e per il PNRR c'è stata questa attenzione iniziale appunto allo stanziamento, e quindi i termini era per capire quanto era assegnato, quanto era il disponibile, il finanziato, ma poi quando si passa al vero e proprio progetto pubblico, e quindi si passa un intervento si scende a terra su un progetto pubblico, allora il lessico cambia, l'attenzione passa sicuramente a tutto ciò che è il lato, come dire, dal finanziato a quello che effettivamente è approvato, e quindi c'è un'attenzione forte all'inizio appunto del progetto pubblico, quindi c'è l'attivazione attraverso il CUP, che è un po' il battesimo dell'opera pubblica. Ma subito dopo c'è tutta un'attenzione invece che riguarda, in alcuni casi di investimenti pubblici, in particolare per le opere pubbliche, tutto il tema delle gare e dell'esito della gara, e quindi si passa a quello che noi dal bando a tutto ciò che è identificato con un codice identificativo di gara, quindi con un CID, e quindi l'attenzione va sulla gara aggiudicata definitiva per vedere un po' chi svolgerà appunto quest'opera, fino ad arrivare a tutto il tema del contratto, e quindi il passaggio effettivo alla stipula del contratto e tutto ciò che riguarda un po' l'evoluzione del contratto. Ecco, queste sono già le principali aree di attenzione, e poi ovviamente si scende su quelle che sono i livelli anche fisici delle opere, quindi quello che è il cantiere dei lavori, tutta una serie di informazioni che riguardano spesso il territorio, fino alla chiusura vera e propria dell'opera, e quindi quello che segue anche a livello contabile, che spesso è ritardato e asimmetrico rispetto alla fisicità delle conclusioni dei lavori, fino agli aspetti che riguardano pagamenti, fatture e tutto il resto, fino ad avere una visione completa dell'opera, se è finita bene, con quali risultati, oppure se in rarissimi casi può essere anche un'opera incompiuta, e quindi l'attenzione a quello che non ha funzionato. Ecco, questa visione, che sembra logica da un punto di vista dell'attenzione di chi chiede dati per monitorare e guardare sia a livello territoriale che a livello settoriale, non è così semplice. Quindi il lato del back office e quindi dei flussi informativi degli investimenti pubblici e le relative banche dati, in particolare nazionali, coinvolgono diversi soggetti. Ecco, oggi avremo un po' tutti questi soggetti che, in particolare nella parte iniziale dell'avanzamento degli investimenti pubblici, quindi abbiamo il MEF con tutto quello che sarà il monitoraggio, quello ufficiale del PNRR regolato
da quello che Alimpenisi ci racconterà con la banca dati Regis. Poi ci sarà, c'è qualche novità che vedremo per quanto riguarda tutta la parte di CUP, quindi come collegare l'anagrafica dei CUP direttamente ai progetti PNRR, e qui avremo Andrea Cacchiarelli che ci racconterà un po' le ultime novità, e poi tutta la parte delle evoluzioni che ci sono state negli ultimi tempi della banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, con tutta la tematica delle informazioni sulle gare e contratti, come sta evolvendo. Poi ci sono altri aspetti che poi possiamo raccontare successivamente, altre banche dati, man mano che andremo avanti. Appunto, questa è la platea degli interventi, e quindi chiederei adesso al dottor Sauro Angeletti di introdurre un po' l'apertura dei lavori. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io in realtà sarò molto breve. Ci tenevo a contestualizzare questo webinar, che è un'iniziativa che si colloca nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta. Questa settimana è particolarmente importante perché, diciamo, restituisce concretezza, laddove mancasse, agli obiettivi e alle finalità delle politiche in tema di open government, come si vede anche dal programma di questo webinar. Ringrazio in anticipo i colleghi delle amministrazioni e i rappresentanti delle società civili che intervengono. Come si vede dai contenuti del webinar, diciamo così, le politiche per il governo aperto sono politiche trasversali che coinvolgono più attori delle amministrazioni pubbliche e al di fuori delle amministrazioni pubbliche. Questo per noi è un valore aggiunto fondamentale ed è il principio che ci ha guidato nella definizione del piano, del quinto piano nazionale per il governo aperto e delle strategie implementative che abbiamo messo in campo. Seconda considerazione, non sta a me adesso dire qual è la rilevanza e la centralità del tema degli open data. Parlare di dati aperti significa parlare di amministrazione aperta, quindi i due temi semplicemente coincidono. E però ai tempi del PNRR, diciamo, abbiamo la possibilità di declinare questo tema dei dati aperti in maniera ulteriormente innovativa e, se mi consentite, prioritaria. Innovativa perché, diciamo, si tratta di rafforzare la partecipazione degli stakeholder interni ed esterni all'amministrazione nei processi decisionali e quindi nelle scelte che sono state fatte nel PNRR, che non sono terminate, perché molte progettualità, diciamo, sono declinate in questa fase e nei prossimi mesi, ma anche coinvolgere gli stakeholder anche nei processi implementativi, in un controllo, tra virgolette, in un monitoraggio che è in itinere ed è allo stesso tempo ex post. Questo si chiama partecipazione, si chiama scusate, accountability, e per le amministrazioni pubbliche la sinergia tra soggetti istituzionali e soggetti della società civile è fondamentale anche per monitorare e valutare il lavoro che viene svolto e soprattutto per arricchire le progettualità che vengono messe in campo. Molte aspettative ha alimentato e alimenterà il PNRR, molte opportunità da cogliere. Il dato di partenza è chiaro ed è noto a tutti, lo fotografa il rapporto DESI, lo fotografano le evidenze dirette che abbiamo nelle singole amministrazioni e le valutazioni della società civile. Sono altrettanto chiari però gli obiettivi cui noi dobbiamo lavorare, che sono il rafforzamento di questa politica, di questo strumento, ma non ultimo le competenze digitali che sono presenti o che scarseggiano nelle amministrazioni pubbliche. Questo per noi, per il Dipartimento della Funzione Pubblica, è un tema dirimente, soprattutto nel momento in cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, diciamo, punta tutta la riforma della pubblica amministrazione sulla centralità delle persone. Le leve sono tecnologiche e sono organizzative, ma se non rafforziamo la cultura e le competenze individuali, diciamo, le opportunità degli open data, offerte dagli open data e dalla tecnologia, attecchiranno molto più lentamente di quanto ci aspettiamo. Ringrazio tutti i relatori per la
partecipazione a questo evento, non rubo altro tempo, siamo quasi in linea con l'orario che ci eravamo prefissati, quindi restituisco la parola a Sergio Agostinelli, che la passerà ai prossimi relatori. Grazie. Benissimo, intanto chiedo a Giampaolo ovviamente di aprire il suo microfono, agli altri relatori di spegnerlo quando non parlano. Eccomi qui, Vai Giampaolo. spero che mi sentiate Perfetto. bene. Perfetto. Ok, condivido le mie slide, ma non sarà essenziale, poi le lascerò cercherò di lasciarle Sì, come sai. per il webinar. Le vedete? Sì, perfetto. Ok. Io introdurrò solo brevemente la banca dati di ANAC, che nell'azione 5.2 è un asset messo a disposizione non tanto per monitorare in sé il PNRR, ma per offrire uno strumento che è una base per l'empowerment della società civile nell'analisi dei dati in formato aperto, nel trovare correlazioni tra diverse fonti dati e in questo modo monitorare il piano in maniera basata sui dati, su delle evidenze. Quindi, di per sé, i dati per il monitoraggio del PNRR saranno messi a disposizione da altri soggetti. E entreranno a far parte del quinto NAP probabilmente in altre azioni, nell'ambito di altre azioni, penso all'azione 3, ma anche forse all'azione 4, in cui c'è il coinvolgimento dei giovani. Mentre l'azione 5 vuole essere un'azione di empowerment della società civile, che parte dal basso nel monitoraggio del piano, che scopre quali sono le risorse già disponibili per monitorare il piano. In questo caso abbiamo per esempio i dati provenienti dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, attraverso i quali si possono monitorare quelle azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che passano attraverso i contratti pubblici. Non tutto passa attraverso i contratti, non tutto passa attraverso i contratti pubblici. E si possono mettere in correlazione i dati sui contratti pubblici con ciò che viene realizzato all'interno del PNRR. I cittadini, le organizzazioni della società civile hanno il controllo dell'ultimo miglio, cioè di che cosa effettivamente viene realizzato, e possono metterlo a confronto con ciò che è stato programmato, di realizzare, con ciò che le amministrazioni rendicontano sul quanto realizzato, ma soprattutto correlare ciò che viene realizzato con l'effettivo valore sociale di ciò che passa attraverso il contratto pubblico, e poi è l'oggetto vero del contratto, non tanto l'oggetto dichiarato, ma ciò che costituisce il valore del contratto realizzato, perché come sappiamo i contratti pubblici, gli appalti servono a realizzare opere o a fornire servizi, a acquistare beni che ricadono sulla cittadinanza intera, su tutto il paese, il sistema paese. Allora, partirò brevemente da cos'è la banca dati dei contratti pubblici? Penso che parte di voi lo sanno. Nella banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiscono le informazioni sugli appalti, quindi sugli acquisti delle pubbliche amministrazioni o sulla realizzazione delle opere da parte delle pubbliche amministrazioni, lungo tutte le fasi, quindi non solo nella fase di gara, ma anche nella fase di realizzazione e dopo il collaudo. E all'interno del sistema di monitoraggio previsto dal decreto legge 77-2021, la BDNCP, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, io farò riferimento a BDNCP che sta per Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ha un doppio ruolo,
al fine di ridurre i tempi tra aggiudicazione e realizzazione delle infrastrutture. Il ruolo di strumento di vigilanza per la correzione di eventuali criticità e un ruolo di sistema di monitoraggio per l'andamento generale della contrattualistica pubblica. Sono ruoli che già la banca dati in qualche modo riveste, ma sono contestualizzati nel decreto legge 77-2021 all'ambito del PNRR. Uno dei fattori di successo della banca dati è che esiste un codice univoco per ciascuna gara, per ciascun lotto delle gare, noto come CIG, che consente poi di seguire l'andamento dei lavori, l'andamento del contratto lungo tutto il ciclo di vita, quindi dalla pubblicazione della gara fino al collaudo, e anche di seguire informazioni correlate al contratto, quali sono i pagamenti, le fatture, perché nella norma sulla fatturazione per le pubbliche amministrazioni si chiede di inserire il codice univoco di contratto all'interno della fattura, lo stesso vale per i pagamenti fatti attraverso i pagamenti elettronici da parte delle pubbliche amministrazioni, e non solo. Esiste una norma sulla tracciabilità dei pagamenti che impone agli operatori economici che si aggiudicano il contratto di inserire questo codice univoco anche nei pagamenti ai fornitori e ai subfornitori. È la cosiddetta norma per la tracciabilità dei pagamenti dei contratti pubblici. Per cui a livello nazionale si possono seguire i flussi finanziari relativi ai contratti pubblici. E si possono mettere in correlazione i dati della BDNCP con i dati provenienti da altre banche dati. Faccio l'esempio del CUP, quelli della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, perché quando pubblicano un appalto, le pubbliche amministrazioni devono inserire il codice CIG, e i dati provenienti dal Tender Electronic Daily, quindi banca dati relativa alla pubblicazione dei contratti a livello europeo, alla Gazzetta Ufficiale Europea per i contratti pubblici, e in questo modo esaminare quelli che sono i dati forniti dalla stazione appaltante a più banche dati. Le informazioni sarò brevissimo, sono quelle su tutto il ciclo di vita dell'appalto, le troverete poi nelle slide che distribuirò, dalla pubblicazione fino alla conclusione e al collaudo, con i relativi valori e partecipanti e le somme liquidate. E la BDNCP è nata nel 2005, quindi abbiamo dati dal 2006-2007 in poi. Nel 2005, chiaramente, essendo un esperimento di digitalizzazione, i dati provenivano attraverso floppy disk. Dal 2007 abbiamo un sistema di rilevazione online, completamente quindi digitalizzato, che le stazioni appaltanti utilizzano per inviare i dati. È un obbligo delle stazioni appaltanti inviare i dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e via via i servizi offerti da ANAC si sono arricchiti di altre funzionalità. Quindi esiste in Italia un fascicolo virtuale dell'operatore economico, noto come Bucci Pass, esistono servizi per la pubblicazione dei dati, gli stessi dati dei contratti su TED, esistono anche una serie di servizi messi a disposizione delle stazioni appaltanti tramite la modalità attualmente SOP, ma diverrà la modalità REST, quindi la modalità normale di interoperabilità tra piattaforme della pubblica amministrazione. E inoltre gli ultimi sviluppi sono quelli di messa a disposizione dei dati dei contratti in formato open data. Questo è stato pensato proprio in virtù della doppia missione dell'autorità, che è di prevenzione della corruzione attraverso la trasparenza,
e di vigilanza sui contratti pubblici. Fin dal 2014, quando l'autorità è diventata l'autorità ex autorità di vigilanza sui contratti pubblici, è stata assorbita all'interno dell'autorità per l'anticorruzione, l'autorità nazionale anticorruzione, la missione è cambiata, è quella di coinvolgere tutte le forze positive, tutte le forze della società civile nella prevenzione della corruzione. E ciò avviene soprattutto attraverso la trasparenza. Trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, ma trasparenza che ha un utente fondamentale nella società civile. E la banca dati è un esempio di best practice a livello europeo. Nel 2018 è stata riconosciuta dalla Commissione europea come miglior registro dei contratti pubblici per funzionalità offerte e per completezza dei dati. Con il portale dei dati aperti si è voluto dare un'ulteriore funzionalità al servizio proprio della società civile. Nel 2022, nel 2020, alla fine del 2020, a settembre 2020, sono state messe a disposizione della società civile le informazioni sugli appalti. Si tratta di informazioni su 60 milioni di contratti attualmente. Questi dati che vedete nella slide non sono di stamattina, ma al momento attuale abbiamo circa 60 milioni di contratti pubblici, per un valore complessivo di circa 3 miliardi di euro, e informazioni su imprese, stazioni appaltanti e altre informazioni. La banca dati opera in regime di interoperabilità con altre banche dati. Le pubbliche amministrazioni già da vari anni, dal 2014, possono accedere ai dati della banca dati nazionale dei contratti pubblici. Abbiamo per esempio l'esempio di DAP, abbiamo avuto l'esperimento della DAP, della piattaforma nazionale dati, adesso PDNB, e la banca dati degli operatori economici, che poi non è mai entrata in funzione. E varie altre banche dati, comprese quelle della Commissione europea, tra i servizi TED e le CERTIS. Proprio in questo mese è la messa a disposizione di servizi per l'invio e pubblicazione dei contratti pubblici, degli avvisi di contratto pubblico, quindi del bando, al TED. Esistono varie banche dati che interoperano con la banca dati dei contratti pubblici, soprattutto per le funzionalità del fascicolo virtuale dell'operatore economico. Per quanto riguarda i dati in formato aperto, non è disponibile solamente un sito CITAN da cui scaricare i dati in formato aperto, ma gli stessi dati sono indicizzati anche a livello nazionale, quindi rientrano tra i dati disponibili e ricercabili tra le banche dati in formato aperto a livello nazionale, perché sono metadatati seguendo gli standard nazionali, ma anche europei, di metadatazione per i dataset, ma l'autorità ha voluto mettere a disposizione anche un portale self-service di analisi dei dati che permette di calcolare alcuni semplici indicatori sui contratti pubblici, andando a effettuare delle ricerche per stazione appaltante, per codice di gara, per determinati periodi di pubblicazione. Quindi esistono funzionalità per analisi dei dati che presto verranno integrate anche con un insieme di indicatori calcolati sempre sui dati della BDNCP per diciamo, per conoscere per mettere in correlazione i dati sugli appalti o altri dati provenienti da altre banche dati con i livelli locali di corruzione. Questo è un progetto che sta andando avanti e presto daremo delle informazioni. Però è importantissimo per la società civile il risultato di un progetto cofinanziato dal programma di finanziamento della Commissione europea,
certo, con Make in Europe Facility, il progetto Eneide, e all'interno di questo progetto l'autorità per migliorare il database nazionale dei contratti pubblici, la banca dati nazionale dei contratti pubblici, il registro di interesse non solo nazionale ma anche europeo, ha pubblicato i dati sugli appalti sopra soglia, quindi quelli di interesse europeo, in formato Scusa standard Giampaolo, open hai un database. minutino? Un minuto, Giampaolo. Sì. In formato standard, Open Contracting Data Standard, questo formato è un formato adottato a livello mondiale per la pubblicazione dei dati sugli appalti, e Open Contracting Partnership, che è una delle organizzazioni della società civile che fanno parte poi anche dei programmi, sono attori rilevanti dei programmi OGP, ha messo a disposizione una serie di strumenti per analizzare i dati sugli appalti quando essi vengano forniti in formato CDS. Quindi questi dati sugli appalti in formato CDS, che sono presenti sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui vi darò adesso nella chat il link, possono essere utilizzati dalle organizzazioni della società civile per imparare in qualche modo a leggere i dati in formato aperto sugli appalti. E questo sarà proprio il programma dell'azione 5D. Vi ringrazio e qualsiasi domanda la potete Grazie Giampaolo, intanto chiedo ad Aline Pennisi di aprire il microfono e webcam, ok. fare. Sì, buongiorno a tutti. E chiedo a disattivare a Giampaolo le sue slide, così inseriamo quelle di Aline. Ok, buongiorno a tutti, mi fa molto piacere essere qui con voi oggi e con coloro che hanno trovato il tempo per partecipare e ascoltarci. Mi fa particolarmente piacere perché appunto sono più o meno 10 anni che parliamo di Open Data, un pochino di più, diciamo 10 in maniera un po' più concreta, e credo che il lavoro che svolgono i tavoli di OGP Italia si sono dimostrati molto importanti nella loro capacità di aver coinvolto in questi anni un gran numero di attori, sia istituzionali delle amministrazioni, che comunque oggi sono molto più impegnate. Open Data è un po' uno standard, poi ci sono tante complessità, se sono proprio i dati che ci servono, se sono quelli che vogliamo, se ce l'abbiamo in tempo e così via di seguito, ma senz'altro il vostro lavoro è stato molto importante per mettere in rete molte persone che lavorano nelle amministrazioni pubbliche e che diciamo sono interessate a questa diciamo, modalità e allo sviluppo di tutti quelli che sono possibili benefici che derivano dall'idea di mettere a disposizione i dati in formato open. Ed è stato anche importante per mettere insieme un dialogo tra diciamo, vari attori, società civile in senso ampio, interessati in senso ampio alla cosa diciamo, pubblica e alla possibilità di utilizzare questi dati. Quindi diciamo, mi fa particolarmente piacere per questo essere qui oggi. Il collega dell'ANAC ci ha fatto vedere diciamo, tanti sviluppi. Io diciamo, al Ministero dell'Economia e Finanze, dove attualmente mi sto occupando di PNRR, abbiamo diciamo, un confronto continuo con ANAC e con le interoperabilità tra le nostre banche dati. Questa crescerà nei prossimi anni perché è un'esigenza proprio per il monitoraggio del PNRR e credo che in questo, tra qualche anno, appunto, anche chi è interessato a poter ricostruire tutta la filiera e a guardare molto più nel dettaglio tutta una serie di cose potrà farlo più che nel passato. Il PNRR è un po' un'occasione per fare anche il bilancio, no? Di cosa pensavamo che si poteva fare con gli open data, cosa ci facciamo, far tesoro delle esperienze che ci sono state e anche cercare di capire dove oltre si può spingere questo tipo di frontiera. Allora, diciamo, oggi io non vi presento gli open data del PNRR che, diciamo, non ci sono, sono pochi. Il PNRR, diciamo, è tutto in uno stato di partenza, è stato approvato a luglio scorso,
ma diciamo ancora la definizione di quali sono gli interventi che vengono finanziati in questo strumento non sono diciamo come dire tutti disponibili. Facciamo diciamo come dire fatica anche noi che dobbiamo fare il monitoraggio centralizzato a ancora strutturare tutto il sistema, quindi ci sono diciamo poche cose. Però diciamo ciò non di meno, secondo me è utile questo confronto, sperando sempre che io possa avanzare nelle slide, vediamo, ecco, utile questo confronto per magari dare qualche diciamo informazione in più, non soltanto su, non tanto forse su quello che può essere la strategia open data per il PNRR, che appunto è in corso di costruzione, ma anche per fare delle riflessioni e scacciare dei falsi miti che nella comunicazione, a mio avviso, già si sono instaurati. Una cosa, diciamo, molto importante e che sarà una sfida nella strategia open data è comprendere che il PNRR è il PNC che non si nomina, cioè ulteriori 30,6 miliardi di euro del bilancio nazionale che accompagnano il PNRR. Bene, è importante comprendere che questo sforzo straordinario di investimento, a differenza di altri fondi che noi conosciamo, che siamo abituati a vedere in open data, come la politica di coesione, questi fondi sono innestati e questi investimenti sono innestati nella politica ordinaria. È molto difficile per diversi interventi separare, è una questione più contabile che oggettiva, che cosa è spesato nel PNRR e che cos'è che è spesato altrove. Vi faccio qualche esempio. Intanto, quando parliamo di investimento, non parliamo solo di infrastrutture, ma anche di incentivi alle imprese che poi con questi soldi investono, e anche l'investimento in capitale umano. Ma per dirvene proprio alcune, super bonus che tutti conoscete, transizione 4.0, che sono degli incentivi per la digitalizzazione delle imprese, sono degli interventi che sono pagati in parte dal PNRR, in parte dal bilancio nazionale, in parte dal cosiddetto PNC. Così l'edilizia scolastica è un mondo di interventi pubblici che per fortuna da qualche anno ha ricevuto maggiore attenzione e maggior finanziamento, ha un finanziamento aggiuntivo nel PNRR che però è difficilmente separabile nella logica, nella strategia dell'intervento da quello che sta nella politica ordinaria. Lo stesso si può dire per gli investimenti negli IPCEI e tanti altri esempi. E l'altro elemento che diciamo va a connotare meglio questo fatto che il PNRR non è un fondo separato ma è la politica ordinaria rafforzata è il fatto che il piano ha dei cosiddetti progetti in essere, ovvero dei progetti che dovranno rispondere ai requisiti del PNRR per poter essere rimborsati diciamo dalla Commissione Europea, ma erano già previsti prima che il piano partisse. Erano già previsti, vuol dire che erano coperti finanziariamente, non vuol dire che erano veramente partiti. Bene, oggi uno diciamo delle attività su cui tutte le amministrazioni, soprattutto appunto ministeri, dipartimenti della presidenza del Consiglio dei Ministri, sono impegnati insieme con il MEF, è proprio quello di andare a individuare quali progetti eventualmente già finanziati su queste righe, su queste linee di investimento del bilancio pubblico possono rispondere ai requisiti del PNRR e quindi far parte un domani di quello che sarà il pacchetto di progetti che saranno etichettati PNRR. Questo per quanto riguarda, diciamo, appunto comprendere che cosa vuol dire osservare in open data il PNRR. La prima riflessione che mi viene da dire è che sarebbe un po' strano osservare il PNRR ma non il complemento di questi interventi che stanno altrove. Quindi una particolare attenzione sia per chi, come noi, dovranno, come dire, mettere a disposizione questi dati, ma sia per chi li vorrà utilizzare, è per tante domande a cui vorranno rispondere cercare di avere lo stesso tracciato di pubblicazione open data, perché bisognerà mettere insieme dati che provengono magari da diverse fonti. Noi livello MEF su questo giochiamo un po' meglio in casa, perché la Open Meetup, che già pubblica in formati open i dati sulle opere pubbliche, no, secondo un determinato tracciato, andranno a essere, diciamo, complementate con il pacchetto PNRR. Anzi,
alcuni degli operatori vedranno forse alcuni CUP che erano registrati da una parte cambiare di portafoglio finanziario, ovvero essere poggiati da qualche altra parte. Quindi bisogna aspettarsi nei prossimi mesi e probabilmente per tutto il primo anno di effettiva attuazione possibili travasi di pacchetti di CUP da un contenitore finanziario a un altro. Altro elemento, e questo diciamo è proprio una sfida per tutti, finora, e molti diciamo abbiamo moltissime esperienze su cui poggiarci, c'è stato, diciamo, come dire, abbiamo determinato in qualche modo uno standard per il monitoraggio in formati open di progetti dal punto di vista del loro finanziamento e della catena procedurale di realizzazione, ciò che il collega dell'ANAC ci ha ben illustrato prima. Bene, oggi, oltre ai finanziamenti e alle tappe procedurali, che comunque in precedenti esperienze non erano del tutto connesse integralmente ai dati sui finanziamenti, almeno che qualche, diciamo, ricercatore questo lo abbia fatto e ripubblicato, abbiamo oggi comunque quello che volevo dire, la grande sfida di cercare di rappresentare i risultati. Qui ci sono moltissime questioni metodologiche, definitorie, oltre che di rilevazione dei dati, perché molti dei cosiddetti target del PNRR, che sono indicatori quantitativi, non sono ancora ben definiti, oppure sono degli indicatori quantitativi che misurano per esempio la realizzazione dei diversi progetti in termini di chilometri, in termini di metri quadri di un edificio efficientato, in termini di numero di studenti che hanno beneficiato di un corso di formazione, ma per essere conseguiti dal punto di vista del PNRR all'interno degli accordi europei non basta la misurazione, ci sono tutta una serie di requisiti che devono essere soddisfatti e che sono spesso descritti assieme all'indicatore. Per esempio, dobbiamo essere riusciti a formare 1000 studenti, di cui 40% al sud, almeno 10% in una certa fascia d'età, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi è una rappresentazione, diciamo, ben più complessa dell'avanzamento di un unico indicatore. È un set di informazioni che bisogna poter mettere a disposizione e non è sempre, diciamo, l'architettura di tutto ciò deve essere, diciamo, veramente studiata. C'è anche l'ambizione, c'è anche la necessità in qualche modo di offrire un monitoraggio open delle riforme, e questo è un terreno su cui dovremmo, diciamo, magari in questa appunto nuova stagione cercare di interloquire di più anche con il Parlamento e i loro servizi per cercare di capire come si può spingere anche la loro diffusione in formati con cui diffondono l'informazione a una frontiera ulteriore. Ci sono poi nuove regole per gli appalti che coinvolgono solo magari i progetti finanziati col PNRR, col PNC. Con i colleghi dell'ANAC stiamo lavorando per consentire un monitoraggio di tutto ciò e renderlo poi disponibile. Mi riferisco per esempio alle clausole cosiddette occupazionali sugli appalti del PNRR. E poi, va bene, questa è una grande sfida per noi che cerchiamo di lavorare in questo settore, le strutture amministrative e le loro funzioni per il monitoraggio del PNRR si stanno ancora costituendo, quindi diciamo, come dire, non abbiamo ancora diciamo tutto ciò quello che servirebbe per poter andare avanti. Come dicevo, è un'opportunità non soltanto, diciamo, per spingere oltre la frontiera rispetto ad alcune di quelle sfide, ma anche perché grazie alle esperienze di questi 10 anni la diffusione di Open Data è cresciuta notevolmente. Abbiamo tante cose su cui innestarci e complementare. Ci sono numerosi attori attrezzati per utilizzare gli Open Data per scopi molteplici e diversificati, e quindi dobbiamo, diciamo, lavorare anche su questo, soprattutto per chi è interessato al mondo della partecipazione, su cui ci sono stati, diciamo, in questi anni anche delle chiare sperimentazioni. Voglio tornare indietro di qualche anno per cercare di capire come ci troviamo ora rispetto a quello che erano degli assiomi fondanti, diciamo, degli Open Data. Uno di questi assiomi era dire: Open Data è una strategia più efficiente, lo Stato, la pubblica amministrazione si può disfare di alcuni compiti e lasciarli fare ad altri, con diversi vantaggi secondo chi diciamo vedeva negli Open Data questa maggiore efficienza di tutto il sistema, diciamo, collettivo, lasciando per esempio ad altri attori, no profit, intermediari, privati, di intervenire nella produzione di servizi grazie agli Open Data,
tra cui informare i cittadini della cosa pubblica, no? Riuscendo, mettendo insieme dati grezzi, a estrapolare nuovi significati e conoscenza nuova. Beh, mi viene da dire che se sui servizi pubblici forse non abbiamo visto tantissimo o non abbiamo visto tutto ciò che abbiamo sperato, in parte perché i dati che sono stati open in questi anni non erano sufficienti per farlo, in parte perché forse il settore privato non è abbastanza maturo per farlo, sulla comunicazione, sulla trasparenza, dobbiamo dire che i progressi sono notevoli, e questo è grazie anche agli open data. E rispetto all'era pre-PNRR, la numerosità degli attori che intervengono per mettere insieme informazioni disponibili, oggi nemmeno open, sono numerosissime, e devo dire che dal punto di vista della comunicazione sul PNRR fanno anche un buon lavoro. In questo momento fanno più lavoro di quello che fa il governo, sono più aggiornati sui loro siti, danno molti più stimoli, angoli, interpretazione al dibattito pubblico. Questo forse ci porta ad avere un po' di conforto. In un minuto, così facciamo anche un po' di... Ok, vado velocemente. Questo ci porta ad avere un po' di conforto su un secondo assioma su cui si poggia la logica open data, e che open data è più democratico. Ebbene, sappiamo però, e questo lo sanno chi ha sperimentato percorsi di partecipazione in questi anni, che serve un dialogo a due, quindi non bastano gli open data. Siamo in una società poco abituata a lavorare con i numeri, quindi anche se ci sono più numerosi attori, non è detto che riescono a pervadere la maggior parte della popolazione. E però, quindi, diciamo, su questo, diciamo, secondo me invece l'area è più grigia, mentre sul primo assioma direi che alcune cose le vediamo. Open data è più efficace per supportare le decisioni? Bene, io questo che credo che sia questa la vera sfida del PNRR, che è un programma che ha una vocazione di essere basato sulla performance e non più solo sulla spesa, e quindi questa sicuramente è una delle leve su cui bisognerebbe cercare in questi anni di concentrarci di più. E gli open data, diciamo, del PNRR da soli su questo non basteranno, quindi servono anche altri. Pochissimi spunti per delle slide che poi verranno lasciate, diciamo, per chi vorrà consultare il webinar dopo. Abbiamo qui fatto una piccola rassegna di che cosa stanno facendo gli altri paesi. Ci sono situazioni molto diversificate. Vorrei andare su sottolineare due elementi. Uno che riguarda un elemento che viene spesso richiesto, che è quello dei bandi e degli avvisi. Sapere in tempo la domanda che un programma di investimento di questo tipo sta creando per gli operatori economici, le imprese, ma anche i cittadini. Bene, soltanto 7 paesi stanno cercando di fare questo, nessuno di questi li fa in modalità open data. È un'area tutta questa da esplorare, su cui ci sarebbe tanto che si può costruire. Al momento chi è che pubblica open data? Vabbè, l'Italia, ve l'ho detto, pochissimo, c'è un impegno però normativo a farne molto di più, quindi qualcosa arriverà. Sono soprattutto Francia e Portogallo, quindi soltanto 2 paesi. Al momento chi sta facendo, consentitemi di dire la mia opinione personale, è sicuramente la Francia, che diciamo è partita prima, anche perché aveva già un programma nazionale di ripresa, e il finanziamento, nel loro caso europeo, costituisce soltanto la piccola parte di un programma che era già avviato secondo la stessa logica. E quindi sono, da questo punto di vista, delle rappresentazioni della fornitura dei dati open in vari formati, tra cui anche le API, molto più avanti degli altri. Mi taccerei qui per motivi di tempo. Comunque le slide hanno su questo una serie di ricchi dettagli su quello che stanno facendo gli altri paesi. Oggi spero che ci potremo confrontare con loro sulla partita open data, magari fra un anno, dove saremo tutti più maturi. Grazie. Grazie Aline, chiedo intanto a Andrea Chiacchiarelli del DIPE di collegare il microfono e le slide. È stato importantissimo questo intervento di Aline Pennisi, anche perché lei, dall'alto dell'unità di missione del servizio centrale del PNRR, come dire, dipendiamo molto da risultati di quell'ufficio, quindi faremo sicuramente con tutto il gruppo dell'impegno ulteriori eventi di aggiornamento dell'evoluzione, quindi noi siamo disponibili a perdere un po' più di tempo e andare molto sull'analitico, però per adesso siamo un po' ristretti come tempi. Chiedo Andrea. Sergio, scusami, ti devo però correggere, non ho io la responsabilità sistema di monitoraggio del PNRR, certo, quindi certo. Diciamo certamente diciamo
ho a cuore e diciamo cerco il più possibile di accelerare questa direzione, però bisogna pure dire che non è il mio ufficio che ha questa responsabilità. Quindi diciamo, ecco, devi confidare su me, ma anche sull'aiuto di tanti altri colleghi in tante altre amministrazioni per poter immaginare di fare un buon lavoro in questi anni. Grazie. Grazie. Vai Andrea, allora con chi dobbiamo confidare, Andrea? Diccelo tu. Chiaramente, allora, intanto saluto tutti. Chiaramente credo, sarà abbastanza scontato, che si tratta di fare un gioco di squadra. Cioè qui non è più possibile avere una logica di un soggetto che in qualche modo riesce in autonomia, unico, a mettere a terra tutto quello che è necessario, ma in realtà, come vedremo, poi queste poche parole che vi dirò, cercherò un pochettino di spiegare al meglio questo concetto. Cioè, in realtà ognuno deve fare la propria parte. Per quanto riguarda il sistema CUP, il codice unico di progetto, che è un pochino quello su cui vi volevamo parlare, io vi dico adesso uno spaccato in merito a quello che si sta facendo pro PNRR, poi con Aline Pennisi e la sua struttura, ma la struttura anche dell'unità centrale per il PNRR, chiaramente i contatti sono frequenti, quasi giornalieri, perché appunto per far girare i dati, per metterli poi a disposizione degli altri, per rispettare chiaramente gli oneri di monitoraggio previsti dalla normativa, chiaramente vanno prese delle decisioni proprio in questo periodo, che è la fase iniziale. È vero che i progetti in parte sono già partiti, però dal punto di vista della fase di monitoraggio si sta lavorando proprio in questi momenti a prendere decisioni più giuste poi per rappresentare i dati, non solo per la parte chiaramente open data e quindi della parte del, diciamo così, del rendere conto all'esterno per la questione della trasparenza, ma proprio per dimostrare a tutti l'andamento del PNRR e del PNC, quindi diciamo l'obiettivo è molto ambizioso. Le scelte che stiamo prendendo sono anche difficili, però magari nel corso del tempo ci si ripensa, si cambia, però insomma si deve partire dagli strumenti che già abbiamo a disposizione. Allora, si è partiti subito dal codice unico di progetto anche nell'ambito del PNRR, come già hai detto tu Sergio, in una delle slide che hai presentato, che secondo me rappresenta molto bene quali sono gli attori coinvolti e le fasi fondamentalmente curate da ciascun attore in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici, chiamiamo così in senso veramente ampio. Il CUP è attualmente stato adattato, e questo da ottobre 2021, adesso senza che vi parlo di che cos'è il CUP, tanto queste cose sono già state acquisite, comunque vi rimando a tutti i siti che parlano di questi aspetti. Il CUP dal ottobre 2021 è stato integrato per permettere a chi genera il singolo codice da associare al singolo progetto, che poi è l'elemento cardine, è l'unità di rilevazione del sistema di monitoraggio, quindi bisogna stare molto attenti a capire che cos'è un progetto di investimento pubblico in tutte le sfaccettature. Chiaramente abbiamo parlato di lavori, servizi e forniture, ma in realtà i progetti di investimento pubblico non si esauriscono soltanto all'interno di queste macro categorie, ma riguardano chiaramente anche gli incentivi alle imprese, i contributi che si danno alle persone fisiche, e quindi insomma l'argomento è ancora più ampio. Sul portale OpenCoop, in fase di generazione del CUP è possibile da ottobre del 2021 associare qual è la cosiddetta tematica, che non è altro che la struttura del PNR all'interno del quale si va a collocare quel determinato progetto. Sto parlando della missione, componente e misura, subinvestimento, che sono già previsti chiaramente dalla struttura del PNRR. E quindi ciascuna stazione d'appalto, in sostanza, candida al finanziamento il progetto su una di queste voci, lo deve fare e lo deve registrare nel sistema CUP. Però le cose vanno dette subito bene dall'inizio. Non si tratta di un dato che fa riferimento a
se è effettivamente stato concesso un finanziamento sul PNRR. Magari sarà così, però quella è una dichiarazione della stazione d'appalto che vuole avvalersi di questa, anche di questa fonte di finanziamento. Questo vorrei che sia chiaro, perché magari poi chi fa elaborazioni di dati poi magari può essere portato fuori strada. E si sta facendo ancora di più, e questo lo sa bene anche all'Impennisi, grazie al loro contributo e alla sinergia che abbiamo avuto in questo periodo. Da giugno chi chiederà il CUP, oltre a dare questa indicazione, dovrà dare anche la stima del valore del target che vuole raggiungere con quella iniziativa. In sostanza dovrà segnalare, e quindi questa informazione diventerà parte integrante del corredo del codice unico di progetto, se si impegna ad esempio a fare, stiamo parlando di indicatori di in particolare degli indicatori di realizzazione, i target di realizzazione. Quindi se si impegna entro una data che è chiaramente compatibile con le scadenze del PNRR, contribuire alla realizzazione di una parte del target previsto, che sono molto, sebbene sono ancora in fase di fine tuning, comunque sono già previsti per ogni subinvestimento quali saranno i target da utilizzare. E questa è un'informazione che sarà precensita anche sul sistema CUP. Inoltre il sistema CUP, questo, vi sto dicendo queste cose perché poi automaticamente pian piano saranno pubblicate sul portale OpenCUP, quindi saranno poi messe a disposizione chiaramente anche di chi vuole effettuare il cosiddetto monitoraggio civico o altre attività. Un aspetto che sicuramente va illustrato, insomma cercherò di essere più sintetico possibile, è che attraverso i lavori che stiamo facendo sarà possibile classificare in maniera più precisa i progetti che rientrano nell'ambito del PNRR, perché stiamo introducendo delle modalità guidate di generazione del CUP esclusivamente proprio dedicate agli avvisi, ai bandi che hanno a che fare con PNRR, quindi anche lì questi progetti e quindi i relativi corredi informativi saranno all'interno di questi corredi informativi saranno presenti delle informazioni che permetteranno di raggruppare in maniera molto flessibile questi progetti all'interno di uno specifico avviso, per esempio anche all'interno di un sub-investimento. Allora, un elemento chiave è da dire che c'è anche il rapporto di collaborazione con l'ANAC, e sfruttando appunto questi nuovi dati che vengono inseriti nella fase di generazione del CUP, ci si può presentare poi, per esempio, in fase di gara nella richiesta del CIG, richiamando il CUP censito in questo modo, e quindi sfruttare al meglio queste informazioni anche dal punto di vista delle fasi successive di attuazione, quelle insomma dedicate al momento chiaramente della gara. Vi dico altre due informazioni, due pillole, poi lascio la parola alla mia collega Emanuela Cappello, che poi si è occupata del rapporto che abbiamo avuto con OGP. Stiamo realizzando il nuovo portale OpenCUP, grazie anche al contributo di Sogei, SPA e della Ragioneria Generale dello Stato, particolare dell'ispettorato LGT. Stiamo rivedendo completamente il portale OpenCUP, pubblicheremo tutte le nature progettuali attualmente presenti, stiamo parlando di circa 8 milioni di record, ma che riguardano anche i contributi alle persone, i progetti di ricerca, i corsi di formazione che attualmente non sono visibili, e poi attiveremo, speriamo che sia portato comunque a compimento, un'interoperabilità del portale, in maniera quindi da essere utilizzato come una sorta di Google dei progetti di investimento pubblico, una volta individuato un corredo informativo di un CUP, poter andare a chiamare altri portali come la BDNCP dell'ANAC, Open BIDAP, Open Coesione, Silos, che è il sistema degli interventi che rientrano nelle opere prioritarie, sfruttando quello che è l'interoperabilità, quindi le API, mantenendosi su quel sito, e oltre ad avere il corredo informativo del codice con tutti i dati a corredo, ricevere anche le informazioni prelevate da questi altri portali.
per me, insomma, adesso passo la parola a Emanuela che magari vi dà un'illustrazione di quello che sarà la pubblicazione nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta sul portale Open. Sì, vediamo se Emanuela c'ha il... Allora, dovresti... Parli dallo stesso computer di Andrea, vero? Sì, eccomi. Sì, sì. Ci siamo organizzati, ecco, per intercambiarci. Allora, innanzitutto grazie per la partecipazione, grazie anche al, diciamo, al tavolo OGP e a questa iniziativa della settimana dell'amministrazione aperta, Open Home Week, ecco, per essere in linea appunto con l'iniziativa a livello globale e per il tema degli Open Data, Open Coop, diciamo, partecipa sempre con molto piacere, molto volentieri, perché con questo tavolo, con questo confronto, raccoglie anche un po' le esigenze e riesce ad accrescere anche la sensibilità sia da parte degli altri partner, degli altri stakeholder, e quest'anno anche in questa formula con l'organizzazione civile e questa partecipazione a stretta collaborazione, diciamo, rende questo scambio ancora più arricchente. E, diciamo che il nostro impegno per questa settimana, per questa edizione, la pubblicazione, come anticipava Andrea, il venerdì 20 di questo dataset, in anteprima, appunto, in attesa appunto che Open Coop venga rilasciato con il nuovo restyling e quindi porti e esponga tutte le nature, andiamo a fare questo primo rilascio del dataset Focus PNRR, con questa tematica, con questo nuovo campo di cui ha parlato Andrea, articolato con la missione componente e misura. E poi sarà composto di anche altre voci per poter fare delle analisi rispetto a quello che lui diceva della template Coop, di queste funzionalità guidate, semplificate, che hanno, diciamo, che si sono costruite sugli avvisi PNRR, di cui le amministrazioni titolari o emananti appunto dei finanziamenti ammissibili a PNRR si sono avvalse. E quindi c'è stato uno scambio molto, molto fruttuoso rispetto a questo. E vi faccio vedere, vi condivido un attimo la pagina in modo che... Allora, arrivo. Condividi. No. Qui siamo qui. Sì, ecco qua. Aspettate, non so se vedete lo schermo, no. Condividi questo. Sì. Condividi l'home page Open Coop? Sì, la vediamo. Vedete? Sì, sì. Okay. Allora, qui sostanzialmente andremo nella pagina accesso agli Open Data, andremo ad integrare, ad implementare questa parte di tabelle che ora si riferiscono al mese precedente, a breve. Verranno rilasciati le nuove tabelle e poi ci sarà una nuova tabella che amplierà anche le nature, cioè mentre qui il parco progetti è riferito a lavori pubblici, incentivi alle imprese e contributi a privati, sul dataset PNRR troveremo tutte le nature censite dal sistema Coop, e quindi quello di cui vi diceva anche Andrea, andremo ad esporre anche i servizi, acquisto e realizzazioni di beni e servizi e incentivi alle imprese. E abbiamo anche provato con un primo scarico che abbiamo fatto appunto col gruppo di lavoro a far vedere una panoramica della numerosità dei progetti. Abbiamo fatto uno scarico venerdì scorso, ecco, il 12, la prima decina di maggio, e siamo andati a vedere come si sono mossi questi CUP nella banca dati, appunto targati con il tag tematica PNRR. E abbiamo visto che questa, diciamo, è una panoramica sulla numerosità dei progetti, perché come vi diceva Andrea, la parte finanziaria, poi dopo quando la rilasceremo adesso il 20 alla comunità Open Data,
bisogna un attimo appunto analizzarla più profondamente per capire qual è il pezzettino o l'intero intervento finanziato poi dal PNRR. E quindi già vediamo che questa parte si riferisce ai lavori pubblici, che su un totale di, abbiamo 70, circa 70.000 progetti, quasi 71.000, il 53.000 sono dei lavori pubblici registrati ad oggi, quindi il 75% si riferisce ai lavori pubblici. Scendendo, abbiamo visto che nella dimensione, sempre nel, diciamo, nel, nell'identikit del sistema CUP, a livello di classificazione dopo la natura, abbiamo un altro livello di dettaglio che è la tipologia, e poi arriviamo al settore. Il settore che si è mosso di più, si è registrato più, diciamo, ad oggi, sono 33.839, quindi il 63% sono infrastrutture sociali. Qui abbiamo una panoramica, ecco, sulla, invece sulla distribuzione geografica di questi interventi, e vediamo appunto in questa mappa la parte di Piemonte e Lombardia, ma anche la Sicilia e il Lazio. E questi sono appunto la distribuzione di interventi PNRR per regione. E di qui siamo andati a, diciamo, a fare una prova sulla, sulle sei missioni di cui si compone il piano. Quindi abbiamo visto che la parte di transizione ecologica, mi sembra essere la missione 2, è quella più attiva adesso nel sistema CUP. Si è attivata con circa 30.000 progetti, quindi 43% della rivoluzione verde. E andando ad esplodere questa porzione, abbiamo visto che la tutela del territorio, quindi gli interventi di risorse idriche, di sesto, verde pubblico anche, insomma, hanno registrato il proprio progetto di sviluppo all'interno della banca dati e hanno dichiarato di aderire al PNRR. Quindi ecco, questo è quello che, diciamo, una prima prova di visualizzazione grafica che abbiamo fatto con i dati messi a disposizione dal sistema CUP. Grazie. Grazie Manuela, perfetto, questa assolutamente anteprima, poi il 20, quando presenterete queste cose ufficialmente, saremo tutti lì presenti ovviamente, anzi magari mettete il link alla registrazione, insomma, così anche qualcun altro. Allora, darei velocemente la parola, perché siamo andati un po' lunghi, a Matteo, che tutto questo sistema dei dati è importante anche farlo all'interno di una strategia nazionale che non riguarda solamente ovviamente i dati degli appalti, ma un po' tutti i dati. Quindi è importantissimo che in questo gruppo e questo impegno ci sia il Dipartimento per la Transizione Digitale. Matteo ci dirà perché. Mi senti? Tutto bene? Tutto bene. Ok, grazie. Intanto buongiorno a tutti quelli che sono collegati. L'intervento che volevo fare era un po' per far vedere quali sono le strategie, appunto, le iniziative che vogliono portare da un gruppo di silos, come più o meno abbiamo sempre definito i database delle pubbliche amministrazioni, ma anche di tanti altri casi, storicamente sono in database che tendono a essere separati e non dialogare tra loro in modo automatico, e quindi contengono dati preziosi, ma non sempre riescono a costruire qualcosa insieme. Quello che vogliamo è ottenere dei servizi collaborativi, quindi ho scelto due immagini, un po' la catena di montaggio automatica, quindi la possibilità di andare a costruire delle cose in modo automatico, ma anche la rete, quindi costruire delle connessioni fra questi dati. Sappiamo tutti che le connessioni fra dati ne moltiplicano l'utilità e la funzionalità. Su cosa si sta lavorando quindi a livello nazionale? All'interoperabilità, che vuol dire per prima cosa delle interfacce standard. Le interfacce che consentono quindi di connettere cose eterogenee, però con metodi standard che permettono una connessione che funziona. Vi ho citato il famoso caricabatteria universale, ma l'USB-C ormai è diventato
interfaccia standard per monitor, per qualunque cosa, ma anche appunto se voi prendete due pezzi di Lego sapete che si attaccheranno indipendentemente che siano un pezzo lungo, corto o fatto in un altro modo. Questo quindi è la prima cosa. E come si fanno a fare interfacce standard? Si sono definite delle linee guida. Si è già detto oggi che si utilizzano delle API, quindi il modo per dialogare fra i sistemi è utilizzare delle interfacce che si chiamano API di programmazione. Prevalentemente REST, quindi la tecnologia più avanzata è quella REST. Chiaramente esistono sistemi che utilizzano le tecnologie SOAP e quindi si continueranno a utilizzare perché comunque hanno anche loro degli standard. È importante documentarle, quindi avere delle interfacce che vengono documentate, definire anche del quality of service, perché vogliamo che queste connessioni siano a livello industriale, non siano connessioni best effort o comunque che non riescono a realizzare dei servizi. Vogliamo che siano dei servizi affidabili, efficienti, e quindi occorre definire anche delle qualità del servizio. Poi le necessità nelle linee guida sono definite le necessità di cosa loggare, cosa registrare di queste transazioni per questioni appunto di sicurezza, di burocrazia in senso buono, quindi di registrare quello che accade. La necessità di un catalogo di API, questo è importante perché evidenzia quello che è il patrimonio informativo, e poi dei pattern di interazione di sicurezza, quindi come queste interfacce devono dialogare fra di loro e come possono dialogare in modo sicuro e certificato. La secondo tipo di interoperabilità, che è poi stata anche citata oggi, è quella semantica. Non è sufficiente connettersi, adesso l'esempio che vi ho fatto è la famosa presa 110 volte, 220 volte, la presa è uguale, ma se sbaglio la tensione, le due interfacce non solo non dialogano, ma si rompono fra di loro. Oppure la definizione di come descrivere i contenuti. Quelli a destra sono frutti, possono essere due tipi di mele diverse, possono essere vari tipi di frutti. Bisogna che io possa riuscire a dire che questa è una mela in tutte le interfacce senza aver bisogno di chiedere a chi ha sviluppato l'interfaccia cosa ha messo sull'interfaccia. Questa è una cosa molto importante perché se non abbiamo un'interoperabilità semantica abbiamo fatto solo metà del lavoro. Come si fa ad avere un'interoperabilità semantica? Si definiscono delle ontologie, quindi delle descrizioni di come i dati verranno strutturati, e dei vocabolari controllati, quindi sia gli elementi che i valori che possono assumere gli attributi, quindi i vocabolari controllati servono per dire che se ci sono delle regioni italiane, le regioni sono sempre quelle, facciamo sempre riferimento a quella regione, ma anche le relazioni fra di essi, quindi posso definire la relazione di padre, figlio, parente, eccetera, in modo univoco senza che ci siano dubbi. Un esempio è il catalogo di KTP che ho raffigurato qui, che è quello che cataloga i dataset. L'ultima parte di interoperabilità che ci occorre è l'autorizzazione e l'autenticazione. Perché? Perché non tutti i dati, oggi si parla di dati aperti, ma non tutti i dati che abbiamo sono tutti aperti, per ragioni di sicurezza, di privacy, per varie ragioni. In questi casi dobbiamo permettere alle pubbliche amministrazioni di aprire le loro API ad altri soggetti in modo autorizzato, autenticato. Se non vinciamo questa sfida, chiaramente nessuno aprirà le proprie API. Quali sono gli strumenti? Che cosa si sta realizzando per abilitare l'interoperabilità tecnica e semantica? Da una parte, l'ho già detto, linee guida. C'è una piattaforma digitale nazionale dati, detta PDND, che contiene un catalogo di dati, di API, contiene un registro di erogatori e fruitori, quindi registra chi va a pubblicare delle API e chi le utilizza, e realizza un'infrastruttura di interoperabilità, di cui farò vedere dopo uno schema. Poi la seconda parte, che riguarda l'interoperabilità semantica, è fatta da un National Data Catalog, che conterrà, è un'evoluzione, potrei dire un'evoluzione, ma è lo sviluppo, lo sboccio del progetto Ontopia, che esiste già. Quindi tutto il materiale di Ontopia verrà riutilizzato per poter avere un'interoperabilità semantica. Come funziona l'infrastruttura di interoperabilità
della PDND, e in sostanza abbiamo un catalogo delle API, come dicevo, molto importante, perché nel catalogo delle API dovranno andare tutte le API open e non open, proprio perché così avremo una lista di tutti i database che la pubblica amministrazione può produrre. Esistono delle, fa un effetto, un lavoro no, diciamo notarile di registrazione degli erogatori e dei fruitori. In questo caso vedete enti, perché per ora i fruitori sono solo enti, ma in futuro potranno essere anche idealmente dei fruitori privati. Questa registrazione permette agli erogatori di registrare le proprie API, di dire chi ha accesso alle proprie API in modo diciamo semplificato, per creare dei modi per realizzare un'adesione all'utilizzo delle API che sia il meno, diciamo, burocratico possibile, il più semplice possibile. Dall'altra parte esiste la piattaforma che serve per far dialogare i server, qui c'è il server dell'erogatore e del fruitore. Come funziona? Il server del fruitore andrà a ottenere un token, un biglietto che gli permette di accedere alle API dell'erogatore. Questo token conterrà tutta una serie di assicurazioni fatte con strumenti di cifratura per indicare che il biglietto, il token è valido. In questo modo l'erogatore potrà sapere chi lo sta interrogando, perché lo sta interrogando, sulla base di che accordo di adesione, e potrà dare l'accesso. Questi token sono temporanei, avranno una durata limitata, andranno rinnovati, questo per limitare le possibilità di utilizzo malevolo di tutto questo. Il National Data Catalog, di cui vedete qui a sinistra un esempio di screenshot, fra poco lo vedrete anche live, circa un mese, un poco più, lo dovreste vedere live, contiene invece il materiale semantico esplorabile, è pensato appunto come un'evoluzione di Ontopia, nel senso che utilizzerà il materiale di Ontopia, ma potrà contenere strumenti semantici che vengono pubblicati da degli esperti, da enti che gestiscono dei domini, e quindi sarà in un certo senso un catalogo che sarà federato e gestito a livello centrale, ma con degli esperti di dominio che potranno fornire il loro materiale in modo separato. Permetterà quindi di cercare come descrivere i dati e di convergere su una descrizione di dati che sia univoca per tutti. Servirà per validare questi dati e possibilmente anche per pubblicare dei vocabolari controllati che permetteranno di costruire delle interfacce dove appunto gli elenchi saranno gestiti sui vocabolari controllati. A destra è una cosa un po' tecnica, ma abbiamo abbiamo sviluppato un'estensione della descrizione delle API che contiene il materiale semantico, in modo da unire i due mondi, perché il mondo delle API e il mondo della semantica in questo momento non hanno uno standard per dialogare contemporaneamente. In questo modo invece stiamo cercando di estendere le Open API in modo da avere appunto una descrizione semantica dei payload che vengono scambiati all'interno delle API. Concludo velocemente per portare tutto questo sugli Open Data. Da una parte, perché abbiamo parlato di interoperabilità per gli Open Data? Perché l'articolo 50 del CADE e il decreto legislativo che ha recepito la direttiva sugli Open Data europea prevede, prima di tutto, i dati aperti sono la prima soluzione, quindi i dati in casi specifici e motivati, i dati non saranno aperti. La PDND risolve questo problema, cioè il problema di dire come faccio ad evitare che i dati che non sono aperti possano essere utilizzati da chi, da persone, cioè da enti o da soggetti che non vogliono. Si dice che i dati dinamici vanno esposti primariamente tramite API, quindi si dice già che anche gli Open Data andranno pubblicati come API, e DatiGovIT sarà comunque il collettore di tutte le basi dati, sia quelle statiche, diciamo, sia quelle dinamiche tramite API. In tutto questo, quindi il contributo della PDND, da una parte è vero che permette di accedere ai dati non aperti, ma catalogherà le API anche open data,
immaginate Indice PA. Indice PA è un base dati di interesse nazionale, ma chiaramente open, che andrà pubblicata, come tutte le altre, sul catalogo della PDND. Ci sarà la possibilità, sempre perché l'infrastruttura vogliamo che sia di livello industriale, di definire accessi con caratteristiche particolari. Quindi una pubblica amministrazione che pubblica dati aperti potrà pubblicare dati aperti in modo aperto, libero accesso a tutti, con un carico che dovrà gestire, perché permetterà di deve permettere a tutti di accedere nello stesso modo, e quindi se qualcuno fa troppi accessi si dovrà dire in qualche modo, con strumenti standard che esistono, di ridurre le proprie chiamate in modo da lasciare spazio a tutti. Nel caso in cui però questi dati abbiano bisogno di un accesso che sia invece più robusto, perché ci si vuole fare un'applicazione, esiste la possibilità, attraverso la PDND, di creare un accordo in cui vengono dati delle performance di un certo tipo, perché si vogliono creare delle collaborazioni. Il National Data Catalog permetterà di documentare le API come basi dati, quindi col DCAT, e anche di documentare i payload in modo semantico, e i vocabolari controllati permetteranno appunto di limitare il valore dei campi e di fare in modo che quando si fa riferimento a un soggetto o a un oggetto fisico, questo abbia una sua caratteristica univoca. Tutto questo ho segnalato che va incontro anche ai principi FAIR degli open data, nel senso che la findability, cioè la possibilità di trovare i dati, viene assicurata, viene supportata dal catalogo API, l'accessibility, cioè la possibilità di accedere a questi dati, viene supportata sempre dal catalogo API, che conterrà gli endpoint, diciamo le URL dei punti d'accesso di queste fonti, e l'infrastruttura PDND permetterà di avere un accesso a vari livelli. L'interoperabilità tecnica e semantica viene garantita appunto dagli standard e dai metadati del National Data Catalog. La riusabilità, da una parte vogliamo che le licenze e la descrizione dei dataset siano anche loro descritte semanticamente attraverso il catalogo nazionale dati, in modo da non avere licenze scritte a mano, ma ad avere una riusabilità, diciamo, dal punto di vista della licenza, che sia standardizzata. Dall'altra parte, anche i dati in un formato standard permettono una riusabilità più semplice di questi dati. Io ho finito, grazie. Poi se ci sono domande, grazie. Grazie Matteo, sì, così è stato utile questo ricondurre dentro, come dire, il mega trend degli standard dell'open data, anche questo ecosistema specifico. Chiedo ad Andrea, che già è collegato, di intervenire direttamente, no? Dopo questi interventi, come dire, uno dei soggetti che sta lavorando molto appunto all'interno dell'impegno per fare questa miscela nuova pubblica amministrazione, società civile, per arrivare a delle conclusioni e delle utilità per tutti. Grazie Andrea. Grazie a te, grazie a tutti voi. Devo dire che sono molto contento di tutto quello che ho sentito sino ad ora. E nella presentazione di oggi utilizzerò in qualche modo un tono anche un po' più informale per riportarvi quello che secondo me è stato una modalità di lavoro molto piacevole e molto concreta che fino adesso siamo riusciti a realizzare proprio nel tavolo GP, e soprattutto vi voglio raccontare proprio di questo. Perché questo titolo? Perché da quando mi occupo di questi temi, delle volte un impatto duro è stato quello della difficoltà di scambio veramente bilaterale con la pubblica amministrazione, ma non soltanto per pubblicare il CSV, l'RDF, eccetera, eccetera, ma per poter fare un monitoraggio pieno a 360 gradi, per poter comprendere le cose. E noi come associazione Ondata abbiamo questo obiettivo di fondo, che è quello appunto di rendere i dati un bene comune, e da lì
da questi spunti, dall'opportunità di dialogare con decine e decine di organizzazioni e società civile, abbiamo fatto partire questa campagna ormai quasi due anni fa, che appunto abbiamo chiamato Dati Bene Comune, che fra l'altro non è un termine che ci siamo inventati per nulla noi, è uno degli obiettivi del piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, è uno dei punti elenco che c'è nella pagina di riepilogo, e nasceva, perché lo cito, perché siccome faccio riferimento all'opportunità reale, concreta, efficace di creare dialogo bilaterale, la campagna di Bene Comune nasceva soprattutto nel contesto, in quel caso, del Covid, proprio per chiedere questa bilateralità. Noi chiedevamo, nel caso del Covid, di rendere pubblica l'evidenza scientifica, altrimenti rimane unilaterale, recepire nella pubblicazione dei dati le raccomandazioni di un altro gruppo di lavoro, la task force, il gruppo di lavoro dati, e quindi anche lì un dialogo, in questo caso tra parti, diciamo, governative. E poi chiedevamo proprio di nominare un referente, cioè fare in modo che ci fosse strumentalmente la possibilità di mettere in piedi un dialogo che fosse bilaterale. Questo, metto questi punti non semplicemente per citare la storia, ma perché sono modalità che ci auguriamo che sempre di più possano essere anche innestate, attivate e rese efficaci nello sviluppo del PNRR, che è un progetto che è molto grande sia in termini economici sia in termini di sviluppo. E devo dire che inizio a vedere dei segnali in questo senso. E tra i segnali mi sono un attimo divertito a mettere un paio di cose che sono apparentemente soltanto comunicazione, no? Però colpisce in senso positivo il fatto che l'ANAC faccia un tweet in cui, come dire, anche lei utilizza un hashtag che viene dal basso, questo di Dati Bene Comune. Anche questo è un piccolo segno di dialogo. E questa stessa cosa la nota con piacere un giornalista di tanti giornali, Riccardo Saporiti, che appunto nota il piacere anche lui di questa cosa. Sempre su questa linea, questo vi farà ridere, ma per dirvi quanto è importante lo scambio, questo è un account, non sappiamo chi sia, diciamo un account buffo che di solito prende in giro in maniera puntuale, molto educata, in qualche modo la pubblica amministrazione che pubblica male i dati. Qui fa un plauso indiretto ad ANAC, perché dice: se si continua a pubblicare con questa buona modalità che sta scegliendo di costruire ANAC nel tempo per quel tipo di dati, questo account può chiudere. E OGP stessa, anche lei cita il termine bene comune, che secondo me è molto più avanti appunto di una licenza, di un formato dati, di uno standard, è un po' tutte queste cose insieme, è l'opportunità di farsene veramente qualcosa, perché questo è comunque un tema sempre da sviluppare nel contesto dei dati aperti. Nel quinto piano d'azione noi abbiamo fatto nel nostro tavolo le nostre riunioni, vado a memoria tre, magari mi sbaglio, ma direi che sono state tre. Abbiamo fatto una cosa che sembra banale da Manuele delle Giovani Marmotte, cioè ci siamo parlati, ma soprattutto ci siamo ascoltati, che probabilmente è ancora più importante, ed è stato essenziale in queste riunioni scoprire le cose, nel senso che quello che ci raccontava Emanuela Cappello, che a me ha fatto quasi scendere la lacrimuccia, ora dirò perché, ovvero che comunque in OpenCoop vengono raccolti dati che taggano in qualche modo i CUP PNRR, è stata per molti di noi, dei partecipanti a quel tavolo, una scoperta. E lì è uscito un elemento, che è uno degli obiettivi del piano, una cosa così piccola ma così importante, se non è conosciuta è un problema, ma non è un problema
come dire, per OpenCoop, è un problema per chi può farsi qualcosa, può fare qualcosa con quelle informazioni. Abbiamo fatto anche alle volte alcune polemiche dure sul tema dei dati. Sapere che ci sono quel tipo di informazioni ci ha attivato in questo senso e abbiamo fatto da subito delle proposte e giorno 20 OpenCoop presenterà quello che vi ha già annunciato Emanuela, e noi del tavolo siamo particolarmente contenti perché non ci pigliamo il merito, ma sicuramente siamo stati una bella scintilla per far attivare tutto questo e arrivare alla presentazione. Quindi la proposta è prendersi in carico, in questo caso diciamo se l'è preso in carico OpenCoop, ed è un bel per noi del tavolo, è stato sicuramente molto molto bello. Siamo diciamo all'inizio. Fra l'altro, questo ve la metto semplicemente per dirvi che attualmente già OpenCoop, scrivo a sua insaputa soltanto per ridere, ovviamente sanno perfettamente quello che hanno nella banca dati, già attualmente ci sono dei progetti che sono taggati, però aspettate il 20 esce la ciccia vera, con nel campo codice locale progetto ci sono delle informazioni legate al PNRR con missione, componente e misura, sono circa 7.000, quindi sono molto meno di quelli che verranno pubblicati, per circa 13 milioni di euro. Quindi già comunque ci sono informazioni oggi presenti molto, molto utili. E fra l'altro OpenCoop chiama e ANAC risponde, nel senso che, come ci ha detto Giampaolo, c'è la possibilità di mettere in fila CUP e CIG, quindi due macro mondi. Chiaramente i CIG sono un po' di meno per varie ragioni, le gare arrivano dopo ovviamente, ma questo è un esempio importante a proposito di quello che diceva Matteo dell'interoperabilità. Qua tra virgolette dei codici standard rendono interoperabili, come dire, by default, in maniera semplice e diretta, banche dati così importanti per poter fare il monitoraggio. Noi abbiamo pubblicato un piccolo repo con queste evidenze che sono già attive adesso, ma insomma il 20 ne vedremo delle belle. Infatti OpenCoop ci supera e scappa, nel senso che avevo messo la slide di annuncio stesso di OpenCoop, e su questo non aggiungo altro perché già Manuela ha dato i dettagli e il 20 ce lo vedremo. Tutto bene? E allora, diciamo, è un piacere vedere dei passi, fra l'altro alcuni molto, molto concreti. Questo è un articolo di un decreto governativo di settembre, ma è uscito a dicembre, è un impegno governativo, è ancora secondo noi realizzato soltanto, diciamo, in parte. Lo diceva anche l'Impennisi nella sua introduzione, siamo all'inizio, mettendo diciamo noi su questo tema stiamo facendo una campagna che abbiamo chiamato I dati che vorrei, che è diciamo una costola di dati bene comune, in cui stiamo provando a mettere dei paletti generali, non soltanto normativi, non soltanto tecnici, ma anche in qualche modo culturali, politici. Ci abbiamo messo l'etica, ci abbiamo messo il tema del poter misurare poi i target rispetto agli obiettivi, quindi non soltanto la formalità, ma poter misurare poi i risultati. E nel mettere, diciamo, le mie informazioni, cosa mi piacerebbe da società civile? Il tag del PNRR che le pubbliche amministrazioni possono usare per etichettare i loro progetti quando richiedono il CUP non è un fatto obbligatorio, e diciamo lo fa scelta la pubblica amministrazione. Non ho idea se sia attuabile, non attuabile, se abbia senso renderlo obbligatorio. Sicuramente ha senso provare a spingere tutti insieme per cui questa pratica possa diventare sempre più comune, ovviamente quando ha senso farla, e quindi si potrebbe fare un'attività di comunicazione sia a livello pubblica amministrazione, sia a livello cittadinanza, che sa che esiste, ci fa qualcosa con quei dati, li chiede se non ci sono, gli dà valore. E poi, e chiudo, l'elemento sul fatto che sul CUP i dati, per esempio, sui costi non vuol dire esattamente che se c'è il tag PNRR tutto il costo è un costo PNRR. Questo è un caso tipo in cui
come cittadinanza monitorante, chiaramente dobbiamo capire nei prossimi mesi allora come facciamo a capire se quel milione di euro è in carico al CUP o no, quale parte, dove lo leggiamo. Siamo Andrea, Giannini si è alzato la mano, magari vuole fare velocemente una... Sì, ho finito, quindi siamo particolarmente, ripeto, contenti di questi piccoli passi che abbiamo fatto proprio dialogando nel tavolo di lavoro, e quindi adesso aspettiamo i prossimi passi. Chiudo, grazie. Alin, se vuoi velocemente col microfono acceso, microfono. Sì, grazie Sergio, soltanto se utile sempre per andare a chiarire a chi poi vuole utilizzare questi dati che cosa ci può fare. Diciamo, Andrea lo ha in qualche modo già detto quando ha presentato le innovazioni su OpenCoop, su cui appunto comunque stiamo lavorando assieme, e bisogna, diciamo, ricordarsi intanto capire quanto è utile per chi sta lavorando sapere che una cosa è spesata con il PNRR o meno. Ripeto, dipende molto da qual è la tua domanda quando approcci questi dati, questo lo dico soprattutto per la società civile, diverso è nell'universo, diciamo, del mare magnum di quello che ci puoi fare. Ma bisogna soprattutto ricordare che al momento dell'acquisizione del CUP, questa etichettatura, diciamo, che si sta facendo su PNRR, che è volta a anticipare quello che pensiamo entrerà nel PNRR, non ci dice esattamente che cosa è entrato. Questo lo possiamo sapere soltanto dopo, in una fase successiva, quando questi dati sono sul sistema, diciamo, di monitoraggio, questo che è stato denominato REGIS, che fa parte di tutta la filiera di innovazione dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici che il Ministero dell'Economia, diciamo, sta facendo. Quindi questa è una anticipazione di un fatto che potrebbe mai accadere. Potrebbe anche quel CUP non essere mai finanziato da nessuno. Questo, diciamo, ecco, forse è bene ricordarcelo, ed è bene chi utilizza i dati di Open Coesione, alcune di queste cose già le sa, perché ci sono, diciamo, dei fenomeni simili anche all'interno di quella modalità, ma diciamo nel mondo PNRR è ancora più sicuro, soprattutto che nella fase iniziale vi siano dei travasi di progetti che decidono di andare da una parte, da un'altra e da un'altra ancora. Questo finché non si arriverà probabilmente verso al 2023, in cui sarà stabilizzato il pacchetto di progetti, non perché è stabilizzato, diciamo, nella verità vera di come funzionano le amministrazioni pubbliche e le opportunità di finanziamento, ma perché nel PNRR il tempo è molto breve per poter dimostrare le tappe, e abbiamo delle tappe nel 2023 che ci dicono che molti investimenti devono aver aggiudicato tutti gli appalti connessi, e a quel punto quello stabilizzerà il pacchetto. Grazie Alin. Date, ma di nuovo è importante per chi vuole usarli questi dati. Certo. Intanto chiedo a Luigi di intervenire, e al limite poi vediamo se c'è qualche minuto successivo, ma ci saranno altri momenti, insomma, per approfondire. Vai Luigi, siamo qualche minutino di ritardo, quindi... Sì, esatto, io appunto accolgo anche il suggerimento di rimanere rapido nel mio intervento, diciamo solo proprio due flash di nuovo, sempre dal lato della domanda, diciamo, di utilizzo dei dati aperti, in particolare questi sul PNRR. Io sono diciamo, un attivista a Moniton, che è questa iniziativa indipendente di monitoraggio civico dei singoli progetti finanziati dalle politiche pubbliche, che è nato un po' nell'idea del gruppo di Open Coesione, che è stato citato anche varie volte in questa giornata. Solo per, diciamo, intenderci, per chi non è avvezzo a questa definizione, il monitoraggio civico è innanzitutto uno strumento di partecipazione, diciamo, più che di valutazione, diciamo, scientifica, accademica di quanto viene realizzato dalle politiche pubbliche, per aumentare innanzitutto la consapevolezza su quelli che sono gli obiettivi, i risultati, che come si spendono i soldi, e poi formare, cercare di dare gli strumenti alle comunità civiche per formare un giudizio sull'efficacia degli interventi
e anche infine per incidere sulle politiche pubbliche, avere un impatto sull'efficacia, quindi migliorare le politiche, spronare le amministrazioni a migliorare i risultati, segnalare anche eventualmente cosiddetti punti di allarme, problemi o diciamo criticità rilevate, e produrre in generale un cambiamento sui territori. Ora qui vado molto rapido, ci sono dei materiali che prima si citava, i tanti soggetti, no, che ora fanno parte, che hanno interesse al monitoraggio civico del PNRR, uno di questi è l'Osservatorio Civico PNRR, con loro abbiamo fatto una scuola di monitoraggio civico, lì ci sono anche dei materiali che approfondiscono questo tipo di definizione, di analisi. Questo è uno schema molto semplificato del ciclo di policy. In parte un ciclo l'avevamo visto all'inizio con le slide di Sergio Agostinelli. Il monitoraggio civico contribuisce a molte delle fasi del ciclo di policy, quindi dalla programmazione, l'attuazione, soprattutto il monitoraggio e la valutazione dei progetti, e agisce in maniera molto diversa. Questo diciamo, è una premessa che devo fare per comunque dare l'idea che ci sono tanti possibili approcci al monitoraggio civico, tanti metodi diversi, alcuni sono che dipendono un po' dalle domande diciamo, che si vogliono fare, quindi possono essere approcci più legati a un'elaborazione aggregata dei dati, quindi andare a vedere come ad esempio le risorse vengono allocate, andare a vedere invece più la parte di progettazione, se è più o meno rispondente a quelli che sono i bisogni dei territori, come avviene la realizzazione, ritardi, come avvengono per esempio appunto i meccanismi di gara, quindi un monitoraggio più focalizzato sull'anticorruzione e sulle gare pubbliche, ma anche diciamo di valutazione e poi di efficacia degli interventi. Io diciamo su tutto questo diciamo c'è bisogno di dati anche diversi, quindi oggi abbiamo parlato tantissimo di dati, ci sono alcuni dati che sono appunto già disponibili, che permettono di iniziare a fare alcune elaborazioni aggregate, alcune sono state fatte dai vari osservatori, citato anche quello di Tor Vergata, eccetera. Altra cosa è invece passare a un'analisi più di fino su quello che sono i singoli progetti finanziati. Quindi io, su questo diciamo, mi associo come considerazioni a quello che ha appena detto Andrea, nel senso che sono questi di oggi sono tutti passi che sono davvero nella direzione giusta e sono dei tentativi che noi cogliamo con grandissimo interesse. Vi faccio diciamo, un esempio concreto in pochi minuti di come questi dati di fino, diciamo, questi dati disaggregati per singolo progetto finanziato, singolo intervento, possono essere poi utilizzati dalle comunità civiche, dalle università, dalle scuole, delle associazioni locali, nazionali, per andare a presidiare, andare a valutare, dare un giudizio sull'utilizzo dei fondi. L'esempio è ovviamente quello che conosco meglio, quello di Moniton. Vi riassumo un po' quello cosa facciamo con questi dati, no? Quindi la prima cosa è quella di andare a capire dove sono, un grosso problema è dare quella consapevolezza, no? Nei territori, alle comunità che ci sono degli interventi pubblici nella loro città, nel loro quartiere. Su questo penso che i dati, apro parentesi, i dati che OpenCoop presenterà il 20 e che ci ha dato oggi, su cui ci ha dato oggi un'anteprima, sono comunque molto importanti per avere un'idea di dove questi interventi sono realizzati e quali sono i progetti che vengono finanziati o che vorrebbero essere finanziati. Qui chiaramente abbiamo parlato molto di questo. È importante chiaramente averne anche una descrizione, no? Avere una sapere su che tema agiscono, ecco, dare un po' qualche coordinata in più per riuscire a invogliare diciamo le comunità a interessarsi e tra virgolette adottare uno di questi progetti per poi monitorarlo nel tempo. Un'altra esigenza che è quella di accedere alle fonti pubbliche, quindi i dati già disponibili nelle varie banche dati, quindi nella maniera più diciamo, interoperabile possibile. Noi abbiamo degli strumenti, uno ad esempio è una guida online che va a prendere dati da varie fonti, però vorremmo allargare per esempio anche i dati dell'ANAC. Il raggio diciamo di tutte le banche dati è un lavoro complesso che diciamo, sperabilmente l'amministrazione potrebbe fare,
e diciamo sono informazioni essenziali, diciamo, per capire di cosa si tratta. Innanzitutto va studiato che cosa il progetto vuole realizzare e quindi c'è un lavoro un po', diciamo, di analisi di tutti i processi anche amministrativi che poi portano al finanziamento, che sono un'altra informazione essenziale che ad esempio, faccio un esempio sul PNRR, ora stiamo sperimentando con l'Università di Bergamo il monitoraggio di due progetti di rigenerazione urbana a Bergamo, e il grande problema qui è stato chiaramente la mancanza totale di riferimenti rispetto a quelli che sono le procedure, la descrizione dei progetti. L'unico modo è stato approcciare direttamente il comune e chiedere a loro, diciamo, al personale del comune i documenti, per esempio inviati, i documenti progettuali che sono stati inviati al Ministero per avere il finanziamento, e chiedere a loro direttamente le informazioni. Quindi, diciamo, sarebbe, diciamo, ideale avere almeno in parte queste informazioni sulle cosiddette procedure di attivazione amministrativa dei progetti, averle in formato aperto, disponibili per tutti. Un altro passo che ora è importante per tutti i progetti che nel caso del PNRR stanno iniziando ora è andare a valutare quali sono gli obiettivi e i risultati attesi e confrontarli con, ad esempio, quelli che sono gli obiettivi della politica, quelli che sono anche i bisogni dei territori. E quindi anche in questo caso sarebbe importante disporre di tutte le informazioni su come sono state prese queste decisioni, ad esempio. Un altro passo è invece la raccolta di dati primari, no? Di dati di fonte primaria, di raccogliere direttamente dalle fonti, intervistando i soggetti, per esempio attuatori, oppure andare a visitare fisicamente i luoghi in cui vengono realizzati i progetti e raccogliere evidenze, fare foto, video, e giudicare a quel punto cosa viene fatto e l'efficacia di questi progetti. Un'altra cosa che si cerca di fare sempre è coinvolgere anche le comunità degli utenti, quindi le comunità di tutti quelli che sono, tra virgolette, impattati da un certo investimento pubblico, cercando eventualmente, se possibile, di creare anche delle alleanze. La società civile ci sta provando, ci sono queste varie, lo ricordava appunto, ripeto, Sergio Costinelli all'inizio, quante alleanze, quanti osservatori, quanti raggruppamenti di associazioni, di realtà che si interessano anche a temi differenti. Noi abbiamo, per esempio, con Moniton creato una rete di monitoraggio civico per l'ambiente, sui progetti per l'ambiente, la transizione ecologica, la mobilità sostenibile. Ce ne sono altri molto interessati al PNRR, su cui si cerca di convergere un po' anche di far convergere le energie. In questo caso è importante chiaramente conoscere quali sono i bisogni dei territori, come vengono risposti cosa pensano gli utenti dell'efficacia di un servizio, al di là, diciamo, di come poi è stato realizzato, di quali sono state le procedure, ma arrivare alla fine ad avere un giudizio su quali sono i risultati. E alla fine tutto questo finisce molti di voi lo sanno, in un report di monitoraggio civico. Sul nostro sito ci sono tutti i report in una mappa, e il report di monitoraggio civico è un oggetto standard che contiene una sorta di tracciato standard di quelli che sono i giudizi che i cittadini hanno maturato sui vari progetti monitorati. Per ogni progetto c'è un report di monitoraggio, ora ce ne sono circa, insomma, più di 1000, quasi 1100. E una componente fondamentale del report sono anche le idee e i suggerimenti che vengono dalle comunità stesse, e questo è quel tipo di feedback che si vorrebbe portare, e in tanti casi ci sono tanti esempi di storie, diciamo, di successo in questo senso, si vorrebbe portare ai policy maker. Il passo successivo infatti è quello di coinvolgere, di instaurare un dialogo. Il progetto A Scuola di Open Coesione, che utilizza da tanti anni, dal 2013-2014, gli strumenti, i metodi di Moniton, ha come scopo anche questo, cioè favorire questo dialogo, organizzare momenti di confronto, eventi pubblici, e così abbiamo provato a fare anche ultimamente con le università, alcune università italiane. Chiudo dicendo che
Un'altra cosa molto positiva, così diciamo, le diciamo tutte, del tavolo GP è stata quella di avere un dialogo appunto con il MIMS, il Ministero di Infrastruttura e Mobilità Sostenibile, che ha diciamo, proposto l'idea di integrare nel loro sistema informativo, nella loro diciamo, dashboard, nel loro cruscotto che usano per il monitoraggio dei progetti del PNRR, anche uno scambio bidirezionale con i dati raccolti dalla società civile. Quindi l'idea è appunto di provare nell'azione 3.01, se non mi sbaglio, diciamo, sistematizzare una sorta di tracciato standard di dati che possano essere utilizzati direttamente poi dal Ministero come fonte aggiuntiva per monitorare e valutare come stanno andando gli interventi che loro portano avanti. Quindi io chiudo qua. Grazie Luigi anche per aver ricordato questo collegamento tra questi due tavoli del piano, quello che si occupa appunto del dibattito pubblico e dell'attività dei dati del MIMS collegati al PNRR, che è una della ventina di amministrazioni titolari di interventi, quindi ci sarà molto collegamento. E faccio chiudere questa interessantissima giornata a Elisa Barbagiovanni del Dipartimento Funzione Pubblica, e ringraziando tutti per aver resistito oltre i tempi previsti. Sì, grazie mille Sergio per la parola, grazie a tutti davvero per aver resistito. Ovviamente l'interesse è alto, e questo è testimoniato appunto dal fatto che le persone sono andate anche oltre l'orario previsto. Allora, io veramente sono Elisa Barbagiovanni Gasparo, lavoro presso il Dipartimento della Funzione Pubblica nell'Ufficio dell'Innovazione Amministrativa, lo Sviluppo delle Competenze e la Comunicazione. E prometto, visto che siamo in ritardo, di non impiegare più di 5 minuti, ma volevo ringraziare i relatori per questi interessanti spunti e penso sia opportuno mettere in evidenza alcuni elementi che sono emersi con forza durante questo incontro. Infatti possiamo dire che in modo del tutto trasversale tutti i relatori hanno evidenziato l'importanza di una politica guidata da dati aperti, visti come patrimonio imprescindibile per processi amministrativi che siano veramente trasparenti e permettano di abilitare quelle forme di interoperabilità che sono ovviamente auspicate. E questo è del tutto coerente con i principi del governo aperto e con le azioni previste per il piano nazionale, per il quinto piano nazionale del governo aperto 2022-2023. Il dottor Sellitto ha testimoniato inizialmente l'impegno concreto che sul tema ANAC sta impiegando nell'ambito proprio del quinto piano nazionale d'azione per il governo aperto. La dottoressa Pennisi nel suo intervento ci ha evidenziato come gli open data possano aiutare a vincere la sfida di poter affrontare una enorme mole di progetti che sono appunto previsti dai fondi PNRR. Il dottor Chiacchierarelli ci ha spiegato qual è il valore aggiunto dei dati aperti relativi al codice unico di progetto e come queste informazioni possono essere messe a fattor comune nell'ottica di interoperabilità per ottimizzare i progetti di investimento pubblico. E delle varie forme di interoperabilità abbiamo sentito parlare anche il Dipartimento della Trasformazione Digitale, che ci permette di ancora una volta evidenziare come l'interoperabilità possa accrescere il valore collettivo pubblico attraverso lo scambio di esperienze, di dati e quindi rimesso a fattor comune. Infine abbiamo sentito le interessanti parole del dottor Berruso e del dottor Reggi, che sono rappresentanti dell'organizzazione della società civile, e che ci fanno capire quanto la richiesta della società civile e delle iniziative importanti, come appunto sono state citate i dati bene comune o i dati che vorrei, possono e devono essere in grado di sensibilizzare le pubbliche amministrazioni dal basso verso temi così importanti quali quelli della partecipazione e del monodialogio civico. Veramente ultimi 30 secondi per dire che per concludere, perché io mi sono chiesta, ci siamo chiesti, come può un Dipartimento della Funzione Pubblica poter diciamo, aiutare questa politica e secondo me lo si può fare in almeno due modi, ovviamente ce ne sono mille altri, sicuramente alimentando una cultura e una competenza della pubblica amministrazione verso il tema dei dati aperti, e questo lo si può fare attraverso la promozione di piani formativi dedicati al tema dei dati aperti, e su questo non posso non citare un'iniziativa che è in corso, che molti di voi avranno sentito parlare come progetto Syllabus,
competenze digitali per la PA, che prevede proprio tra le sue aree di competenza quelle dedicate ai dati aperti. E poi sicuramente quello di riuscire a promuovere un ecosistema, quindi una collaborazione virtuosa tra soggetti che hanno anche ruoli differenti, organizzazioni della società civile, pubbliche amministrazioni, imprese, comunque chiunque voglia contribuire a incrementare questo valore collettivo pubblico. E questo può permettere di attuare iniziative che sono previste da piani di azione nazionale strategici anche a lungo termine, che sono previste da fondi finanziate da fondi così importanti come il PNRR, ma innanzitutto deve permettere di radicare all'interno della PA il concetto che aprire dati e riutilizzare dati e interoperare non sono degli adempimenti, ma devono essere previsti come valori fondanti di un processo amministrativo pubblico. Veramente chiudo qui, ringrazio Sergio, ringrazio tutti. Grazie a tutti, faremo sicuramente nuovi eventi per approfondire il tema. Ringrazio anche Ugo Bonelli della Task Force che doveva coordinare oggi questo webinar, ma per piccoli problemi non è potuto partecipare. A presto a tutti. Grazie a tutti.